Buongiorno, buon sabato a tutti. Facciamo il punto della situazione. Allora, quanto piace il rosso? Piace molto alla gente, come dice la Leosini, anzi l'imitatrice della Leosini, sesso e sangue, sangue e sesso. Profondo rosso, le agende rosse di Borsellino o della Cesaroni, il codice rosso, il semaforo rosso. Il rosso nei segnali, seguire il filo rosso, rosso malpelo, la pillola rossa, quella che illumina, il red carpet dove sfilano gli attori alla notte degli Oscar, il Moulin Rouge dove si fanno gli spettacoli hot, il rosso evoca sangue, evoca violenza, evoca passione, di certo accende, non per nulla viene usato, viene utilizzato. Spesso nei testi, nelle canzoni, nei titoli, è uscito un film nel 2022, Red, Capelli rossi, no? Pregiudizi anche sui rossi di capelli malmostosi. La verità è che basta dire rosso ed è come agitare il drappo davanti al toro, non per nulla anche quel drappo è rosso. Alcuni sono rosso carminio. Poi c'è, arriva quello proprio rosso, 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 rosso vermiglione. E quindi se piace il rosso del Mugello naturalmente suscita sempre un sacco di passioni. Basta dire rosso del Mugello e si scatenano miliardi e miliardi di post, di algoritmi, di reazioni e via di questo passo. Cioè, qualunque cosa uno dica, rosso del Mugello, non si può parlare neanche della minestrina in brodo che salta sul rosso del Mugello. Il rosso del Mugello è l'ultimo dei nostri problemi, perlomeno dei miei. C'è tanta gente che argomenta sul rosso del Mugello, sulle lettere, su altre cose. Invece, ve l'ho detto 100 video fa, si riparte da zero qui. Prima bisogna levare le bugie, le non verità, prego. Poi le bugie, poi si ragiona sulle tesi, ok? Quindi se faccio un video su un argomento, si discute di quell'argomento. Se vi interessano le lettere del Bugatti, del Brambilla che ha scritto, io non penso che siano indicative proprio di nulla, né quelle anonime, né quelle cifrate, né altro. Però se ne potrà parlare quando si aprirà l'argomento. Quindi se non li indico io gli argomenti, è inutile parlarne. Non mi interessa il rosso del Mugello, a parte il fatto che per me è una fuffa, ve lo anticipo, ma di molto, siamo sui temi dei video. Quella è una deposizione. Non vi interessa? E allora non so che cosa dirvi, saltatela. Se vi chiudete le orecchie, se vi chiudete gli occhi, allora basta, non le 3 scimmiette, le 1.000 scimmiette. Perché se Manuela Bazzi vi ha detto che quella serata era stata programmata, era programmata. A me non interessa cosa ha detto un altro, quelle sono le ultime parole in tribunale. E non le dice solo lei. Ragionate su questo e chiedetevi il perché, come ve lo siete chiesto su Simonetta Cesaroni, altri fatti di cronaca, ma i due più interessanti in Italia evidentemente sono ancora quelli. Chiedetevi perché nascano delle leggende metropolitane e perché si allunghi il brodo in continuazione su queste cose. Un motivo c'è e non è che le ragioni siano sempre limpide, di certo lo sono le mie. Io non ho secondi fini, non devo guadagnare, non devo sponsorizzare nessuno e nessuno sponsorizza me. Però se do un argomento, l'argomento è quello. La testimonianza di Manuela Bazzi. Non i rossi dei Mugelli, non le lettere ai giornalisti, Piero Chiara, perché poi potrei tirarne fuori tante che non vi immaginate, di cui non si è mai parlato. Quali sono anche i legami con i nomi Piero, con i nomi Pietro, va bene? Quindi andiamo avanti per la nostra strada, questa è la nostra strada. Smontiamo quello che non va bene, smontiamo le leggende, poi parleremo del resto, casomai. Siate gentili, altrimenti. Ciao!